Giove è sotto la lente del telescopio spaziale Hubble in queste nuove immagini che catturano entrambe le facce del pianeta gigante gassoso. Salta subito all'occhio la grande macchia rossa, una tempesta grande abbastanza da contenere tutta la Terra. In basso a destra si trova una formazione ovoidale talvolta soprannominata Macchia Rossa Junior. Questa gigantesca tempesta, chiamata anticiclone, è il risultato della fusione di precedenti tempeste ed ha assunto un colore rossastro per la prima volta nel 2006. La fonte della colorazione è sconosciuta, ma potrebbe coinvolgere una serie di composti chimici contenenti zolfo, fosforo o materiale organico. Rimanendo confinate nelle loro bande atmosferiche, ma muovendosi in direzioni opposte, la macchia rossa Junior passa vicino alla sorella maggiore ogni 2 anni circa. Nell'immagine si nota anche una luna di Giove, Io. Poco più grande della Terra, Io è il corpo vulcanico più attivo del Sistema Solare, di cui Hubble è stato in grado di riprendere alcune formazioni interessanti sulla superficie. Hubble continua a osservare Giove e gli altri pianeti esterni del Sistema Solare ogni anno. Questi grandi mondi sono avvolti da nubi e nebbie sollevate da venti violenti che provocano una varietà di modelli meteorologici in continua evoluzione. Lo studio dei pianeti del Sistema Solare non solo aiuta a comprendere la meteorologia terrestre, ma permette anche di teorizzare il clima di esopianeti in altri sistemi stellari.